negli episodi precedenti di Cotto e Frullato. Sei la peggiore assistente che ho mai avuto. Chi me l'ha fatto fare a me? Di chiedere l'assistente. Dov'è sto coso? Sei licenziata. Via. Ma come? Andare? Andiamo a frullare il nostro kebab. Frullare? No, frullare! Noi due abbiamo un nemico comune. Hey lovely, how you doing? Bentornati, sadici maniaci della frullanza. Questa è l'ultima ricetta della prima stagione di Cotto e Frullato. Ed essendo l'ultima ricetta, cosa frulleremo? La cosa più potente, più grossa, più essenziale, più muscolosa di tutte, ovvero il merluzzo. E come lo frulliamo il merluzzo? Faremo delle splendide polpettine e le frulleremo col tè verde che mantiene giovani, antiossidanti e fa bene alla minchia, più un ingrediente speciale. Sigla. Vi avviso subito, oggi non frulleremo soltanto alla fine, frulleremo prima, durante e alla fine. Perché il frullatore è parte completa della ricetta. Andiamo a presentare gli ingredienti. Il possente, magico, proteico e muscolosissimo merluzzo. Credo sia mio cugino questo. Le uova, formaggio grattugiato, prezzemolo già tagliato, non è che ogni puntata possiamo tagliare il prezzemolo, sale, timo, pepe nero, della farina integrale, del pane integrale tagliato a cubetti, olio d'oliva e ovviamente il nostro tè verde nella magica tazza di Cotto e Frullato. Per prima cosa iniziamo versando il pane integrale tagliato a cubetti dentro il frullatore. Che figo iniziare col frullatore, non l'abbiamo mai fatto. Avremmo potuto tagliuzzarlo col coltello, ma perché farlo quando abbiamo la potenza del blender? Lo riversiamo nel piatto. Sentire le lame sulle dita, è fantastico. Il merluzzo. Avete tanto, ma che dico tanto, di più. Abbuffato la minchia che io frullassi il merluzzo e questa volta arriverà per voi il merluzzo. Lo accarezzate, lo massaggiate come se fosse il vostro merluzzo, come se fosse il mio merluzzo. Cominciate a tagliarlo a striscioline. A volte mi piace il cuore quando taglio il merluzzo, è come se tagliassi una parte di me. Però è buono, è proteico, è potente. Appallottoliamo da una parte e riprendiamo il nostro magical mixer. Prendiamo il merluzzo e lo adagiamo molto delicatamente. Uno uovo. Lo dico adesso per i rompicoglioni. Io non lo mangerò, assaggerò il frullato. Ci sono le uova. Maurizio è intollerante alle uova? Sì, Maurizio è intollerante alle uova. Eh? Idioti. Paolo, non ridere, pensa a girare. Le uova ci sono, il merluzzo c'è. Si è creato una figura come se fosse un uomo che mi guarda. Fish and ducks. Oggi vi insegnerò una nuova tecnica. Fino ad oggi noi abbiamo soltanto frullato, abbiamo fatto il blending. Conoscete il blending? È quando si frulla. Oggi vi insegnerò il blend and shaking. È la tecnica migliore per frullare il merluzzo, perché è troppo potente per le lame di un frullatore normale. Blend and shake. Uova di merluzzo. È perfetto. Si prende il merluzzo pesciato, il pesce uovato e lo si versa. Oh, ragazzi, voi non ci crederete, ma ho la minchia che mi frizza. Ok. Dopo aver versato il merluzzo frullato con le uova nel pan frullato che viene dal frullatore, uniamo una cosa frullata con un'altra cosa frullata e le uniamo con le mani. Potremmo frullarle. Ma non è ancora il momento. Quindi andiamo a impastare il pane con
il frullato di uova e pesce. Durante l'amalgamo, che avviene di tutto ciò, versiamo il formaggio grattugiato. Tutto, mi raccomando. Voi non potete percepire la potenza che sento io. Cosa direbbe Poplavsky, il buon Stephen Jay, in questa situazione? Deve frullare le uova con la merluzza, diceva. L'uovo impastato col pane e il formaggio aumenta la potenza della proteina. Parlavo un po' così, perché sua nonna era di Foggia. Mettiamo il timo. Oggi godo un sacco. E continuiamo ad amalgamare. Pizzico di sale. Prima di impastare, non lavatevi le mani, altrimenti tutta la vostra potenza che è trasudata nei vostri polpastrelli non verrà trasmessa alle polpette di merluzzo. Il prezzemolo. Ed infine il pepe nero. Abbondate, perché il pepe è buono. Mi raccomando, quando amalgamate, dovete farlo con amore, con odio, con temperanza gialla. Se no vi succede come quella volta che il maestro non è venuto a lezione e mi ha mandato il supplente. Ok, io non piaccio a te, tu non piaci a me. Hai anche dato fuoco alla cucina. Ma vuoi davvero paragonarti a lui? Hai mai vinto un Mister Olimpia tu? No. Ok, il Rocky 1 era bello, il 2 va bene, il 3, 4... Io posso cambiare, puoi cambiare. Io sono Valencia. Ma qua cazzo parli? Parla meglio lui che austriaco. Non vali niente, sei solo un supplente del cazzo. Stronzo. Prendete le polpette e appallottolatele con tutto l'amore che potete provare per il merluzzo o per me. Sono splendide. L'andiamo a infarinare, ma non tanto, Giusto un'infarinatura. E l'appoggiamo nel nostro piatto. Potete farle anche più grandi, più piccole, tutte le varie dimensioni che volete, perché se no ci state un anno e mezzo. Sembrano dei piccoli pianeti. Sempre più grandi. Madonna, ragazzi! Mentre impallinate la pallina del merluzzo, non le palle del merluzzo, quelle no, sono mie, a bomba, la rotazione dei polsi che vi permette di creare questa sfera ittica aumenterà in maniera possanzosa, oltre che i vostri avambracci, anche, vedete, il bicipite che si allunga e si accorcia in base appunto alla rotazione. La massa muscolare può variare in base a quanto prezzemolo mettete. Buon ragazzi, ma dei palle! Rotazione della farina! Mi lavo le mani. Che cazzo vuoi? È importante lavarsi le mani. Ma solo dopo aver impastato le polpette di merluzzo. Accendiamo i fornelli e mettiamo un filo d'olio. Non alzate mai la padella da un fornello a induzione, perché sennò il fornello a induzione si spenge. L'ho detto apposta, spenge, non spegne. Ok? Perché in tutta Italia si dice spegne, invece no, è toscano, si dice spenge. E io lo dico come cazzo mi pare. Non è un filo d'olio. Ma... che cazzo devi fare? Che devi fare la ricetta? Che sei la parodi? Che cazzo te ne frega? Che se ne metti dopo in più? Oh no, ragazzi, attenzione, non dovete mettere un filo d'olio, sennò non si friggono davvero, come se stessimo facendo un programma di cucina serio. Dai, bene, Chiara, capisco che vuoi essere Chiara. Hai finito. Come si fa a capire se l'olio frigge? Ci buttiamo un pezzettino? Non è fatto niente. Ora che l'olio sfrigola, andiamo ad adagiare le nostre magiche polpette. Si sta creando una crosticina tutto intorno. La crosta è molto importante per il pesce, tant'è vero che alcuni pesci sono crostacei. Che otorino! Che è stato cucinando polpette di merluzzo? Sì. Girati! Cazzo, sono un polpette. Un idiota. Spegniamo il fornello, ora che le nostre polpette sono belle dorate. Prendiamo il piatto su cui hanno sistemato della carta assorbente e andiamoci a posizionare sopra, è vero, con siffatta audacia, le nostre puppette. L'aspetto è molto arrapante, peccato che non le posso mangiare. Abbiamo le nostre polpette di merluzzo. Abbiamo tè verde, antiossidante, tiene giovani, catarinfrangente, fa bene ai lobi delle orecchie e al prepuzio. Ma come ho già detto, oggi abbiamo un ingrediente segreto. Guanabana. Eccolo, è lui, è nascosto
tra una rete di un materiale alieno. Solo i veri possessori della frullanza, soltanto chi detiene in sé la forza della centrifuga delle lame, conosce la Guanabana. Magico frutto tropicale. Il santo graal di tutti i frullomani. Il mio maestro mi picchiava facendomi ripetere Guanabana, 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 che in caraibico significa Guanabana. E questo è l'ingrediente segreto. È la prima volta che vedo, tocco, assaporo, annuso la Guanabana in tutta la mia vita. Nonostante io sia stato cresciuto nel suo credo, è l'ingrediente finale della frullanza. Qualunque cosa frullata col Guanabana assumerà un potere tale da donarvi la vita eterna e il bene enorme. Schwarzenegger prese il Guanabana, lo spezzò e disse: frullate questo in memoria di me. Oggi io acquisisco questa stessa usanza affinché possa congiungermi nello spirito, nel corpo e nella frullanza col mio maestro. E voi no. Prendiamo la polpetta più grande e la mettiamo giù. La polpetta più piccola e la mettiamo giù. Il grande che col piccolo diventano una cosa sola. Il tè verde, magico infuso, che ci permetterà di raggiungere il Valhalla. Ed infine, il succulento Guanabana. Solo le mani possono afferrare la sua polpa e versarla all'interno del nostro frullatore. Questo è il seme di Guanabana. Ingoiandolo, farete crescere dentro di voi l'energia e la potenza del Guanabana. Io stasera, se mi vado a allenare, faccio 987 kg di panca. Con una mano. Bendato. Dal mare abbiamo il più potente dei pesci, il merluzzo. Dalla terra abbiamo il Guanabana, il frutto leggendario. E dal cielo abbiamo il tè verde. E non cagate il cazzo. Dovremo ancora una volta fare ricorso alla magica tecnica del blend and shake. Il mio maestro sarebbe fiero di me. Ho raggiunto l'obiettivo ultimo, il frullato definitivo. Già soltanto annusare il Guanabana fuso col merluzzo ha fatto sì che i miei peli del naso acquisissero a loro volta dei peli del naso. Alla frullanza. Sento la mastodontica possenza del mio maestro che vive in me. Si sente il verde del tè. Si sente tutta la mia parentela del merluzzo. E si sente l'energia intrinseca dell'intero universo racchiuso nel Guanabana. Bene, il frullato di oggi è andato più che a buon fine, oserei dire. Pensate quant'è potente questo frullato che alza il frullatore. Perché frullato è meglio. Tutto, anche voi, anche me, anche il Guanabana. Addio, pezzi di merda. Sa di clitoride. Questa era l'ultima ricetta di cotto e frullato, ma non l'ultimo video. Attenzione, voi commentatori dementi, non è finito cotto e frullato. È soltanto l'ultima ricetta, per ora. Perché anche noi andiamo in vacanza. Quindi, se anche voi andate in vacanza, sto cazzo di Guanabana è buonissimo. E conoscete due ragazze un po' libertine? Chiedetegli se vi fanno la fisarmonica. Non sapete cos'è la fisarmonica? È quando prendete due ragazze per la testa e vi fate succhiare lo Ragazzi, allora io vado, che c'ho un aereo tra poco.
Mauri, ma la maglietta la tieni in frigo? Così è più fresca. Geniale. Bello. Ragazzi, chiamali. Oh. Sì, aspetta Mauri, dai, facciamo il debriefing. Dai, no, lo facciamo veloce, lo facciamo prima. Palle sono in breve. Allora, ragazzi, questa è l'ultima puntata della prima stagione. Siamo andati alla grandissima e sono fiero di voi. Grazie. Gamba, in bocca al lupo. Crepi. Ciao, belli. Ciao, Mauri. Oh, ma Dario? È in bagno dopo. Dario, vado via! Sto cagando! Coglione. Hai fretta per caso? Ma tu sei Elena, giusto? Come te la passi? Beh, mica tanto bene, sai. Sono disoccupata da febbraio. Ho capito, mi spiace, ma tecnicamente non è colpa mia. Ma sì, tecnicamente è la prima volta che mi vedi, ma sai, a me non va tanto a genio che ci sia ancora un merluzzo vivo in giro. Ma stai parlando con me? Ma credi che io sia come quell'altro? Tu non mi fai paura. Io no, ma magari il mio amichetto sì. Ti presento Dudu.